Può offrirci una breve panoramica delle interpretazioni esoteriche dell'opera dantesca, ossia delle ermeneusi condotte sotto il segno dell'idea deforme? Allora, l'interpretazione esoterica di Dante nasce in Francia, per quanto riguarda il discorso critico, dall'eredità rossettiana, cioè Rossetti, o anzi il figlio, manda a Genaroux gli inediti, cioè la parte rimasta non pubblicata della Beatrice di Dante. E da lì inizia quel filone, un filone che si intreccia con anche. Non ho avuto il tempo di parlare con la letteratura, con l'appropriazione creativa in campo letterario, come dire, autori, faccio solo un paio di nomi, Balzac o Nerval. E questa tradizione, giù fino a oggi, trasformandosi, è ancora un fatto, come dire, vivace, un fatto che anche in ambito accademico, che è una cosa piuttosto nuova. Quali sono i risvolti dal punto di vista delle traduzioni? Allora, i risvolti dal punto di vista delle traduzioni è una faccenda un po' complicata, ma quello posso dire, tornando a Arù, Arù traduce la commedia in due tempi diversi. In un primo tempo traduce così, come gli viene, insomma, poi dopo aver cominciato a elaborare la sua teoria, riprende questa traduzione corredandola di un commento e modificando la traduzione stessa. Sono cose che vanno studiate attentamente. Per arrivare ai giorni nostri, io vedo la permanenza di un'interpretazione del convivio, anche in sede traduttiva, che fa parte bella alla linea, diciamo, rossettiana Arù, di un convivio che è commento alla commedia, e che sarebbe stato scritto anche dopo, con grosse imprecisioni sulla datazione, che potrebbe, ecco, essere stata scritto dopo la commedia, sarebbe il commento, e farebbe di Beatrice l'incarnazione della sapienza, cioè della filosofia in senso vero e pieno.